Fabrizio Fenu, 40 anni, da oltre un anno a capo di una gelateria qua a Cagliari, in Piazza Galilei, una delle piazze per le quali il comune ha annunciato la possibilità di mettere comunque tavolini. Bisognerà capire appunto sulla piazza o sui parcheggi. Favorevole a questa iniziativa? Assolutamente sì, anzi addirittura abbiamo cercato di chiederlo anche noi e ci hanno dato che ci stavano già lavorando questa iniziativa che ci potrebbe aiutare molto, soprattutto per gli spazi e magari valorizzare questa piazza anche per il futuro. Voi attualmente avete tavolini esterni, se sì, quanti? Abbiamo delle panche che mettiamo qua a fianco, abbiamo ridotto anche quello dove uno si può mangiare Quante ne avete un perse per le nuove gelato il regole? 50%, ma erano pochi comunque i posti, erano appunto per un gelato al volo sedersi e mangiare un gelato, ma però l'intenzione è di sfruttare la piazza, mettere qualche tavolo, qualche sedia, qualche panca, soprattutto vorremmo aumentare i servizi e mettere il carretto del gelato, il nostro carretto dei gelati trainato da una bicicletta con le granite, quindi aggiungere anche un Ma prodotto in più. bastano i tavolini per Piazza Galilei o serve anche qualche altra cosa da parte del comune per ravvivare la piazza? Sicuramente, come hanno proposto loro, qualche artista che può suonare, qualche artista che può esporre le sue opere, insomma, qualsiasi iniziativa. Anzi, loro hanno chiesto a noi, proponete tutto quello che volete e noi cercheremo di venirvi incontro. Quindi insomma lei dice al comune sì, bene i tavolini, però anche concertini, serate musicali, quindi. Certo, sì, che non deve riempire la piazza, non ci deve essere tutto quell'assembramento che non ci deve essere in questo momento, però un intrattenimento aiuterebbe tantissimo. I parcheggi per voi rappresentano un problema, le auto parcheggiate attorno alla piazza? Beh, sarebbe meglio senza le auto, però servono anche quelli, quindi non disturbano. La piazza è abbastanza grande. Ci stanno tantissimi tavolini, quindi Lei non però vedo un dice, per problema. quanto riguarda me, sarebbe meglio senza. No. No, non mi disturberebbero, anzi è un servizio in più, quindi servono anche i parcheggi.